Cominciamo. Allora, buonasera. Ricordo a tutti che siamo in diretta streaming. Sono le ore 15.09. Do la parola al segretario per l'appello. Grazie. Buonasera, grazie Sindaco De Magistris, presente. Cacciapuoti presente, Caiazzo Caiazzo Antonio c'è assente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco assente, Carbone assente, Cascone Francesco, Cascone c'è Cascone presente. Cirillo, presente, Coccia, presente, è entrato anche Caiazzo, quindi presente. Di Maiolo, presente, Iorio, presente, Iovino, visto prima c'è, Iossa, sé, Assente, presente, chiedo scusa, rettifico, Iossa presente, Lebro presente, Lettieri presente, Maddaloni presente, Marrazzo presente, Pace presente, Pirozzi presente, Quaglietta, Quaglietta c'è, assente, Ragosta presente, Sgambati presente, Tito presente, Presente, Tozzi, l'ho visto prima, presente, Varchetta c'è, assente. Presidente, sono presenti 21 e assenti 4. Grazie. Sindaco, presente il numero legale, chiede di intervenire il consigliere Ios. Varchetta sì. sì, sì. sì. mi ha comunicato di aver subito un lutto stanotte in famiglia per cui non sarebbe potuto essere presente. Mi dispiace, esprimiamo le condoglianze al consigliere Varchetta, nomino scrutatore. Di Maiolo Capasso e Lettieri, il Pidio Capasso. Eh, abbiamo al punto 1 dell'ordine del giorno della seduta odierna l'approvazione del verbale del Consiglio Metropolitano del 30 gennaio 2019. Se non ci sono obiezioni approvato all'unanimità. Comunicazioni del sindaco con riferimento alle delibere sindacali numero 29, 30, 31, 32 del 29 gennaio. 2019, questa è una mera comunicazione, passiamo invece al punto 3 dell'ordine del giorno, Compagnia Trasporti Pubblici SPA, approvazione del piano industriale 19/20, deliberazione sindacale numero 500 del 27/12 del 2018. Se non ci sono interventi, la mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 3, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene? A maggioranza col voto contrario del consigliere Lebro. Punto mediata esecutività. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. Sempre contrario. Allora, come prima la votazione. Punto 4. Fondazione IDIS, Città della Scienza, recesso. Deliberazione sindacale numero 50 del 13 febbraio del 2019. Mettiamo in votazione... Chiede di intervenire il consigliere Lebrone ha facoltà. Sì, io credo che eh, l'amministrazione, chiaramente su, credo che sia una delibera su proposta del sindaco, stia facendo un grossissimo errore perché in altri casi si sono dati dei contributi. Lo si è fatto in diversi consigli precedenti con i comuni fino a dare un grossissimo contributo al Teatro San Carlo. Allora dire che bisogna recedere da Città e la Scienza perché non si possono dare dei contributi secondo me non risponde esattamente alla realtà. Credo che Città della Scienza sia una delle realtà culturali più grandi d'Italia e del Mezzogiorno e non dare un contributo, uscire e recedere dalla partecipazione a una comunità scientifica così importante che Città della Scienza secondo me può rappresentare veramente un, veramente un punto bruttissimo della gestione di questa amministrazione. Per me Città della Scienza va sostenuta Sappiamo bene come sia un punto di riferimento di tutta la nostra comunità scolastica, sappiamo bene di che cosa è capace Città della Scienza nell'organizzare manifestazioni a livello scientifico internazionale, è un punto di riferimento culturale, del resto l'amministrazione comunale ha difeso Città della Scienza in maniera eccezionale, in particolare durante gli eventi drammatici dell'incendio, non riesco veramente a capire perché... Nonostante questa stessa amministrazione abbia dato contributi a comuni, associazioni e in particolare in maniera sicuramente positiva al Teatro San Carlo, perché oggi si esca da Città della Scienza, non lo riesco a capire e vorrei effettivamente, se è possibile, avere un approfondimento perché vorrei capire perché recediamo da Città della Scienza. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire il consigliere Iossi. Grazie, signor. Dopo, credo, se ho capito bene, il consigliere Pidio Capasso. Sì. Prego. Dunque, Sindaco, già nella conferenza di capigruppo ebbe modo di eh, come dire, eh, manifestare delle perplessità rispetto a questo punto all'ordine del giorno, tant'è che poi chiesi di approfondirlo come ho fatto, sia eh, personalmente sia come parte politica. Um, non credo che si possa francamente eh, nascondere o comunque ci si possa nascondere dietro a un aspetto puramente tecnico, salvo sia effettivamente insormontabile dal punto di vista giuridico, dal punto di vista contabile, dal punto di vista finanziario. Quindi. E dubito che sia così, eh, in, invocando sempre come dire, il principio della politica e l'affermazione della volontà politica. Um, di uh, come dire, tarpare uh, le ali al progetto della città della scienza per quanto riguarda il nostro angolo di visuale, che è quello della città metropolitana dell'ex provincia. Mi pare che, magari possiamo approfondirlo. Magari possiamo decidere tutti insieme una riflessione ulteriore, aggiornandoci in un altro momento, facendo un tavolo politico sul punto, ma sicuramente Tu Cur non si può e non ci sentiamo di aderire a, eh, questo, a questa fuoriuscita da città della scienza per quello che rappresenta eh, per l'area metropolitana, per l'Italia intera, per quello che ha subito e per quello che ancora c'è da fare. Eh, il contributo che noi possiamo e dobbiamo garantire è un contributo di sviluppo in quell'area e quindi in piena armonia con quello che normalmente e ordinariamente noi facciamo come eh, città metropolitana. Quindi è un appello al sindaco e ai colleghi affinché si possa eh, mettere in campo una seria riflessione in ordine all'opportunità di continuare a conservare un, un ruolo strategico e significativo nella fondazione Città della Scienza. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Pidio Capasso, prego. Sì, grazie Sindaco. Io purtroppo devo dissentire dagli interventi del, dei colleghi Ossa e Lebro perché in effetti ho avuto modo di partecipare all'assemblea del 29-10-2018 dove purtroppo. Sono state apportate delle modifiche statutarie. In quell'occasione c'è stata una votazione dove l'ente eh, che io rappresentavo, su delega sua, sindaco, io in effetti mi sono opposto a questa modifica. Perché, eh, con la modifica apportata allo statuto, diciamo, è venuto meno quella funzione che ha la città metropolitana di Napoli che è. Diciamo, una e socia fondatrice della Fondazione Idis. Ma senza scopo di lucro, che ha per oggetto la promozione e la diffusione della cultura scientifica, tecnica, umanistica, artistica e della conoscenza dell'economia, dei problemi sociale, sociali e quant'altro. Con la modifica statutaria, che cosa si è venuta a creare? Si è venuta a creare un obbligo da parte degli enti che partecipano di contribuire. Diciamo a questi, a questi a dare dei contributi non più volontariamente, ma c'è un obbligo e questo obbligo, in effetti, va è incompatibile con la funzione della città metropolitana che è prevista dalla legge 56 2014, c'è stata, eh, la, eh, il sindaco ha inoltrato. La, la, il, la copia del verbale agli uffici che sono preposti per il controllo analogo e c'è stata una relazione ehm, diciamo, che va nella direzione che, di incompatibilità e di inconciliabilità che non consentono la permanenza nostra nella fondazione. Ecco per, eh, i motivi per i quali in effetti si è predisposta la delibera per diciamo, recedere perché non c'è più la volontarietà, ma c'è adesso un obbligo da parte della, della modifica statutaria che è stata apportata in quella seduta e quindi è incompatibile con le funzioni della città metropolitana. Ecco i motivi per i quali c'è la proposta di recedere da questa fondazione. Lei è stato chiaro, ma siccome anche il consigliere Iossa ha fatto una riflessione su eventuali anche ragioni ostativi di natura tecnica, io sentirei anche. Per vedere se ci sono margini di ulteriori approfondimenti, oppure se la questione dal punto di vista tecnico è molto chiara, come credo, darei la parola alla dottoressa Lina Mele. Grazie, che è la dirigente, eh, Buon pomeriggio, eh, sì, è stato chiaro il consigliere Capasso, eh, aggiungerei, però, dal punto di vista tecnico, il fatto che l'obbligo per un socio fondatore di dover annualmente erogare una, uno stanziamento a favore di una fondazione che però non riveste una delle funzioni di cui la città metropolitana dal 1 gennaio 2015 è titolare, ci porta all'impossibilità di dover accettare eh, tecnicamente una redazione siffatta. Eh, tuttavia a suo tempo ricordo che anche con, eh, è successo anche con altre fondazioni eh, c'è sempre una negoziazione quando si eh, imbastiscono le regole statutarie e si è trovato in altri casi e con altre fondazioni una mediazione per cui eh, l'ente è rimasto oh, all'interno della fondazione senza problemi. In questo caso non essendoci margine tecnico di modifica dello statuto e ci sono tutti gli estremi previsti dal codice civile per, per il recesso grazie grazie, c'è il consigliere Maddaloni che ha chiesto di intervenire, prego eh, Sindaco, io come diceva la dottoressa Miele abbiamo avuto diciamo, in qualche mese fa lo stesso problema con eh, il trianon Viviani e, eh, siamo riusciti, ad, eh, grazie al, agli uffici e alla proposta che è stata fatta dal, dalla città metropolitana, a restare all'interno di, eh, diciamo, di quella fondazione, proprio rispettando quello che erano le difficoltà nostre e quindi di quella che era la legge 56. Io non so se questa interlocuzione con la regione Campania in questo caso è avvenuto. Noi non metto in dubbio, però se possiamo eh, estendere quel, diciamo, quel buon risultato e quindi quel dialogo positivo che c'è stato con la Regione Campania anche in questo caso e magari vedere se possiamo recuperare un, uh, una modifica salutaria dialogando con la Regione, io direi Sindaco che sarebbe una strada non solo auspicabile ma anche come dire da percorrere, poi non riusciamo a trovare dall'altra parte un, uh, una uh, propensione al dialogo e quindi a una la volontà di tenere dentro la città metropolitana come è stato per altri casi non sarà eh, nostra volontà però almeno cerchiamo di eh, perpetrare questa eh, strada per raggiungere un obiettivo che non può eh, che far piacere a questo consiglio non possiamo noi come consiglio cioè come città metropolitana restare fuori da quell'organismo quindi Mm, credo che l'appello fatto dal capogruppo uh, vada in questo senso e uh, avendo già avuto uh, delle, uh, diciamo dei trascorsi positivi, io credo che forse uh, instaurando un nuovo uh, dialogo con la Regione potremmo avere un effetto positivo. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola al consigliere Cascone, ricordo che la partita con la regione, eh, mentre in altri casi come lei giustamente ha fatto riferimento, ha portato poi a dei risultati eh, sufficientemente condivisi, come per esempio la vicenda del Teatro Trianon che lei chiaramente ricorderà con precisione in questa vicenda la questione è consumata perché la Regione ha approvato comunque lo, lo Statuto, quindi si tratta da parte nostra di prendere una decisione, ma la, non ci sono credo da quello che conosco io margini per una ripresa della questione con la Regione. Prego Consigliere. Eh, sindaco, ehm, vista la delicatezza della questione e l'importanza del voto che stiamo per esprimere, io chiederei al Consiglio di sospendere momentaneamente i lavori per fare una conferenza di capigruppo eh, in separata sede che non duri oltre i dieci minuti per, per essere sicuri di seguire la strada più corretta. Una mozione d'ordine, nel senso, sull'ordine dei lavori da parte del consigliere che quindi chiede di sospendere i lavori sul punto hanno chiesto di intervenire il consigliere Lebro e il consigliere Iovino. No, io credo... ha chiesto di sospendere dieci minuti Scusate, per fare una io conferenza del credo... capigruppo. Allora, se la so... sì, su questo, Scusate, io credo che eh, bisogna rispettare le regole e essere corretti. Sappiamo tutti che questo Consiglio non ha una, regola... una regolamentazione che permetta a tutti di partecipare alla conferenza dei capigruppo. Se la, se la richiesta del Consiglio di Cascone, perché in questa maniera si riunisce solo la maggioranza in conferenza dei capigruppo, io credo che siccome ci troviamo in un ordine del giorno di un Consiglio regolarmente convocato la discussione di avvenire in consiglio perché non è assurdo che poi questa conferenza di capigruppo, questa è la bellezza poi della diretta, non permette al gruppo misto di partecipare e quindi in questo modo mi viene vietato la possibilità di partecipare alla discussione, però mi rendo conto che è diventato normale per voi questo comportamento, però è bene che all'esterno lo sappiano. Poi è tutto trasparente, il consigliere Iovino, prego. Innanzitutto io penso che diciamo, la richiesta da parte del gruppo di Forza Italia di poter fare un aggiornamento diciamo, è, è necessario, ma naturalmente anche per fare come dire, chiarezza sempre in un modo più diciamo, democratico possibile, anche se poi alla fine gli uffici si sono espressi, il Sindaco poi alla fine ha portato diciamo, sul tavolo un'informazione un importante, che alcuni cambiamenti rispetto a delle dinamiche di statuto sono, sta, sono avvenuti senza che, diciamo, sentire le parti diciamo direttamente coinvolte e, e quindi riporterei questo tema diciamo, sul tavolo della, delle forze che appartengono a questa maggioranza, ma soprattutto alla luce di una scelta che viene fatta in un modo unilaterale, dove le altre forze politiche non vengono proprio sentite, ma a prescindere di quelli che potevano essere i contributi di questo ente. No, e noi poi tutti sanno che poi alla fine su alcuni temi varando un piano strategico che vede diciamo, una dimensione economica di circa 600 milioni di euro di avanzo libero su questi temi era importante che anche alcuni altri enti e istituzioni presenti sia sulla città di Napoli ma sulla regione Campania tutta venissero ad informarci su un tema così delicato come quello di un eventuale cambiamento di uno statuto che vedeva altri enti coinvolti quindi diciamo che un atto diciamo moralmente di parte, ma noi come dire, democraticamente cerchiamo di accogliere un po' tutte quelle che sono le istanze, oltre che di quelle dei cittadini, anche di quelle componenti politiche che mh, impropriamente eh, diciamo a, a, ad un atto sconosciuto si ritrovano poi questa modifica e quindi noi come democratica debba essere quest'aula ma come debbono essere democratici gli atti che i dirigenti ma io ne sono sicuro su questo l'abbiano fatto perché l'hanno espresso io chiedo anche io mi, mi, mi aggiungo ai, ai dieci minuti chiesti in, in capigruppo anche perché diciamo dalla proposta è unilaterale, chi l'ha subita ne deve anche capire marginalmente che cosa è caduto e che cosa è stato fatto allora, per non consumare i dieci minuti, io direi di mettere in votazione questa richiesta di sospensione da parte del consigliere Cascone, appoggiata dal consigliere Iovino. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, maggioranza, contrarietà, Voi astenete? Allora, contrarietà del consigliere Lebra, astensione del, dei consiglieri del Partito Democratico, quindi credo che ci sono i numeri. Per fare dieci minuti, che siano spero dieci minuti, anche perché la questione devo dire è molto chiara: dieci minuti di sospensione, anzi, facciamo quindici, ricominciamo alle 15.45. Grazie.

Allora, ore 15.50, riprendiamo la seduta del Consiglio metropolitano. La parola al Segretario per l'appello. Gli scrutatori rimangono gli stessi di prima. Grazie. Grazie Sindaco. De Magistris presente. Cacciapuoti c'è? Presente. Caiazzo Presente. Capasso Ilpidio? Presente. Capasso Francesco? Presente. No, c'è? Ah, è assente. Eh, rettifico, Capasso Francesco assente, Carbone Vincenzo assente, Cascone Francesco presente. Cirillo, c'è Cirillo, aiutatemi a vedere perché sono fuori posto. Cirillo al momento è Cirillo assente. C'è, grazie. Sta là. Grazie. Coccia presente. Di Maiolo presente. Iorio Katia presente. Iovino c'è. Iovino non lo vedo, lo vedete voi? Iovino al momento assente, Iossa presente, Lebro presente, Lettieri presente, Maddaloni presente, Marrazzo, Domenico Marrazzo presente, Pace presente, Pirozzi, Pirozzi c'è presente, Quaglietta Alessia assente Ragosta, presente Sgambati, presente. Tito presente. Rientra nel frattempo Iovino. Tozzi, presente. C'è Tozzi, sì, eccolo. Barchetta, assente. Sì, sono presenti 21. Bene. Come prima, 21, possiamo mettere in votazione... No, chiede ad intervenire no, il Consigliere giusto, Libro e po poi dopo il Consigliere Libro e il Consigliere Cascone. Può, può darsi che mi sbaglio, ma volevo chiedere al Sindaco, al Segretario Generale, ma quando si nominano gli scrutatori, mi sembra nell'altro palazzo che ci sia un equilibrio fra eh, Consigli di maggioranza e di opposizione. Mi sembra che siano stati nominati tre scrutatori solo di maggioranza però siccome esiste l'opposizione no chiedo perché lei in consiglio Se lei si candida la nominata no non mi, devo lebro, non mi devo candidare Lebro, sindaco. Lettieri e Diorio non mi devo candidare no, vabbè, cambiamo, è un non problema è. di regola è solo sì, sì. questo non mi sembra una questione così dirimente Lebro, Lettieri, Diorio diamo la parola a Cascone e poi ha chiesto di intervenire Cacciaporti No, era solo per capire come stabilisce chi ah, è di maggioranza so, e chi è di opposizione. Solo per questo. È... Non ho precisato per ragioni di, di concretezza. Uh, cascore. Allora, sindaco, ehm, abbiamo eh, eh, avuto la conferma dalla, dalla dottoressa Miele della necessità di recedere dalla, da, dalla fondazione, eh, perché è chiaro, ma lo era già prima, ma ehm, il richiedere la, la, la conferenza era anche per andare oltre il dettato regolamentare e quindi per capire dove e come la politica si sarebbe potuta impegnare per rimanere all'interno di una fondazione, all'interno di un settore qual è quello della ricerca che, che al di là dell'importanza strategica, non solo per noi ma per, le, per il futuro, per le future generazioni, riveste anche un'importanza simbolica. E quindi eh, io eh, faccio una sintesi di quello che è emerso dalla conferenza di capigruppo, eh, quindi confermiamo eh, e quindi voteremo in tal senso la necessità di recedere, quindi di uscire dalla fondazione ma dando mandato a lei sindaco e quindi all'amministrazione della città metropolitana di lavorare sin da domani per rientrare all'interno con delle regole ov ovviamente cambiate, quindi per evitare che eh, ehm, impegni eh, non eh, perfettamente coincidenti con il, il, nostro, eh, il nostro mandato istituzionale così contemplato dalle leggi ci consentano appunto di, ri di rientrare nella fondazione e quindi di richiedere come abbiamo già fatto ad esempio per eh, il Teatro Trianon, quindi di modificare il regolamento che ci consenta di partecipare alla vita di una fondazione che ha una rilevanza strategica fondamentale. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera. No, per dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto chiedo. No, io intervento. voterò contrario perché credo che oggi si stia consumando uno degli atti più gravi verso la cultura che si siano mai, mai manifestati, sia nell'ex provincia che nella città metropolitana di Napoli. Uno dei vanti della nostra area metropolitana, che è una veramente produzione culturale incredibile, che è città è la scienza. Noi scegliamo solamente sotto un aspetto tecnico e in altri casi non abbiamo seguito questo criterio perché, ripeto, abbiamo dato contributi che non, stanno, non erano possibili probabilmente in riferimento alle deleghe che ha la città metropolitana, ma lo abbiamo fatto perfino per i teatri, proprio perché ritenevamo che la valorizzazione culturale dei nostri territori fosse un aspetto principale. Di questa amministrazione, invece oggi noi per la prima volta nella storia della città della scienza l'ex provincia, oggi città metropolitana, esce dalla città della scienza. È una cosa gravissima e io voterò fermamente in maniera contraria. Grazie, consigliere Cascone. Vorrei sì. ricordare a tutti noi che eh, le parole della dirigente Miele mi sembrano molto chiare e che pongono un tema tecnico-normativo assolutamente. Di rimente, poi ovviamente ognuno può dire quello che vuole, ci mancherebbe certo. altro. Diamo la parola al consigliere Casconi. Allora, innanzitutto voglio scusare il capogruppo di Maiolo che fortunatamente per tutti ha problemi alla voce e quindi non può intervenire. Però lo ringraziamo di essere presente sì, con noi nonostante la febbre alta grazie sicuramente uh, io prima ho fatto una sintesi di quello che ci siamo detti in conferenza di capigruppo però vorrei uh, estendere il ragionamento in maniera brevissima ai contenuti di questo atto, premesso che io sono d'accordo con il consigliere Lebro, ovviamente arrivo a delle conclusioni totalmente diverse dalle sue, perché se abbiamo chiesto un rinvio, una sospensione dei lavori del consiglio per discutere proprio perché è nostra necessità ma mi permetto di parlare a nome di tutti di uh, evitare che un simbolo, che uh, un aspetto fondamentale della, della vita della nostra provincia, della nostra città metropolitana, quale può essere quella della ricerca e quindi della fondazione legata a Città della Scienza, possa essere considerato un punto tecnico dal quale recedere e del quale disfarsi in maniera così semplice. Quindi vorrei che si eh, evitasse la strumentalizzazione così come è stata fatta dal consigliere Lebro, che lui è il paladino, il difensore della cultura, della ricerca e dell'intelligenza, dell mentre qui abbiamo delle capre che in maniera così sconsiderata la eh, lasciano nel, nel, nel nulla una cosa così importante, proprio perché è nostro interesse è evitare di creare danni irradiali all'ente, quindi abbiamo la responsabilità di, di eh, dirlo in maniera, a chiare lettere che non possiamo eh, oggi, così come è stato modificato lo statuto dalla Regione in maniera unilaterale, non possiamo dare dei sovvenzionamenti un, per una funzione che non è caratteristica della città metropolitana, oggi abbiamo il dovere di dire non possiamo farlo ma abbiamo altrettanto dovere, perciò le abbiamo dato mandato di adoperarsi affinché vengano modificati i regolamenti regionali e io credo che ci sia eh, nelle, nelle sue corde, così come nel, nel, in quelle di tutto il Consiglio Metropolitano, la, la possibilità e la volontà di, di arri, arrivare ad un'intesa, ad un accordo con l'istituzione regionale per fare in modo che la città metropolitana sia presente in una fondazione, in un settore, quello della ricerca, che eh, ha un'importanza fondamentale e per la quale eh, noi ci dichiariamo fin d'ora d'accordo. A rientrare così come ce lo consente la legge, evitando danni erariali all'ente. Mi pare che ha chiesto di intervenire il consigliere Iossa, ne ha la facoltà. Eh, sindaco, io ripeto la posizione che ho espresso inizialmente, viene ribadita e rinnovata. Invoco il primato della politica. Ritengo che ci, possono, ci sono gli estremi per poter eh, aggiornare questo punto dell'ordine del giorno con un atto politico che sia indirizzato preliminarmente a, a porre in essere ogni tipo di attività eh, con eh, l'ente regionale finalizzata a garantire la conservazione del nostro ruolo nella città della scienza. Riteniamo questo pregnante e eh, ad ogni fine. Grazie. Grazie. Mettiamo allora in votazione la delibera di cui al punto 4 dell'ordine del giorno chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, quindi a maggioranza col voto contrario il consigliere Lebro, l'astenzione del consigliere Tozzi e del gruppo del partito, dei consiglieri del Partito Democratico. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, stessa votazione. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Approvazione linee guida per l'identificazione delle zone omogenee della città metropolitana di Napoli. Ai sensi della legge 56-14, Statuto metropolitano, Delibera Sindaco 49 del 13 febbraio 2019. Chiede di intervenire la consigliera Coccia. Ne ha facoltà. Prego. Grazie sindaco. Sindaco, eh, entriamo veramente eh, con questa delibera nel piano strategico che, come sappiamo, è ad opera del eh, eh, come delega del consigliere Tito, al quale col quale abbiamo collaborato per la stesura di esso e eh, con ehm, così come abbiamo collaborato con tutti gli altri, con tutti gli altri consiglieri in varie eh, occasioni e in varie, in varie riunioni. Come è noto, le zone strategiche, a norma della legge del Rio, sono indispensabili ehm, per la, eh, proprio per la fattura, per la costituzione del piano strategico. Ai sensi del comma 2 di tale legge, le città metropolitane sono enti territoriali di varia area vasta, eh, con le funzioni di cui al comma 44 e 46 e con le finalità istituzionali generali, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, la promozione e gestione integrata dei servizi ed infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana cura le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee. Al termine di questo studio, che è durato circa due anni, che è durato circa due anni e ha avuto varie, varie vicende, eh, riteniamo di aver fatto un buon lavoro pensando a una città metropolitana che avesse cinque zone strategiche. Perché 5? Perché non di più? A norma del nostro statuto eh, le, gli abitanti di ogni zona strategica non potevano essere inferiori a 150.000. E tuttavia eh, noi dovevamo trovare un equilibrio con la città di Napoli che di eh, abitanti ne fa 960.000. E quindi abbiamo pensato che ogni zona strategica dovesse avere... Eh, almeno un, circa un 500.000 abitanti. Ecco perché 5? Perché c'è un certo equilibrio, un equilibrio che non fa sì che Napoli sia diciamo, eh, particolarmente eh, più forte degli altre, delle altre zone strategiche, ma eh, stabilisce quindi un equilibrio rispetto alle funzioni e alle questioni essenziali. Ora, il, ehm, la questione delle zone strategiche eh, ehm, è stata declinata sulla base di una serie di... Ehm, di un lavoro piuttosto, piuttosto forte sulla base di alcuni principi. Innanzitutto il principio della contiguità, è inutile mettere insieme in una zona strategica e comuni che non sono vicini tra di loro e che non hanno le stesse caratteristiche eh, geomorfologiche. L'abbiamo poi tenuto conto degli ato, abbiamo tenuto conto degli STIR, abbiamo tenuto conto di tutto ciò che unificava eh, le, varie, le varie zone. È ovvio, eh, Sindaco, che questa che oggi noi approviamo è una delibera che dà luogo a un processo, inizia un processo. Un processo che dovrà essere condiviso ed è ovvio, lo dice lo Statuto, ma lo recita anche la legge del Rio: dovrà dar luogo a ehm, più riunioni, non solo con i consiglieri metropolitani, ma con i vari sindaci e direi anche i vari, ehm, con i vari forum che pure stiamo eh, in questo momento ce, eh, cercando di, eh, eh, di, di, di organizzare, insomma c'è già un forum dei giovani che è attivo, ci saranno altri forum produttivi nei prossimi, nei prossimi mesi, dovranno essere condivisi quindi con quei soggetti che sono i soggetti del territorio. In realtà la, le zone strategiche non è che hanno una funzione in sé, a meno che non si voglia dare una funzione in sé, ma hanno un'importanza strategica relativamente al piano che si dovrà fare. E ne abbiamo parlato tante volte, lo ripetiamo, questa è anche una maniera di valutare in maniera sovracomunale quelle che sono le esigenze dei territori. Per questo i territori, attraverso i loro sindaci, ma anche attraverso le altre attività produttive, saranno tutti ascoltati insieme ai consiglieri metropolitani in modo da poter condividere questo grosso lavoro prima di arrivare al piano strategico, che è la costruzione vera della città metropolitana. Grazie, Sindaco. Grazie a lei, consigliere Brocchi. No, io resto estrefatto dall'intervento della collega, con tutto sicuramente la buona fede e il lavoro che ci mette nel portare avanti le sue proposte. Perché già l'ordine del giorno di questo Consiglio è anomalo e rileva, rivela effettivamente cosa sta succedendo. Noi abbiamo una città metropolitana che non si è regolamentata, dove non ci sono commissioni, sappiamo bene che sono tutti sindaci e consigli comunali che è fondamentale un istruttore un approfondimento, una partecipazione alle commissioni. Adesso arrivo all'ordine dei lavori, oggi la possibilità di un regolamento in cui si vanno a istituire una serie di commissioni che potevano essere uno degli strumenti su cui voglio dire si potevano approfondire le delibere quindi fra poco forse vareremo un regolamento. Oggi arriva una delle, delle proposte più importanti che può avere una città metropolitana che si debba dotare di un piano strategico, che è quella della divisione in zone omogenee, la quale, lo dico con molta sincerità, è una proposta completamente anomala nel metodo. Io non entro neanche nel discorso... Se sia giusto che siano 5, siano 8, siano 7, se gli abitanti di Napoli sono 950.000 e gli altri zone omogenee sono qua circa 400.000. Il problema è un altro. Come si arriva a una proposta del genere senza una discussione larga nella società, con le università, con il mondo sindacale, con tutto quello che può rappresentare un forum? Quando la consigliera dice che si è discussa con i consiglieri e con i sindaci, scusate, ma io sono consigliere metropolitano lo dico in particolare al sindaco nonostante voglio dire, posso mostrare una contrarietà a una sua linea politica ma mi appello al sindaco ma come si può varare senza aver costruito dei forum senza aver discusso con le forze sociali così si riuniscono dei consiglieri assolutamente in buona fede perché se no il consigliere Cascone mi, è, mi, mi accuserà di essere il paladino di qualcosa io so bene di essere in questo consiglio minoranza sono uno, potete approvare quello che volete siete maggioranza ma vi sembra normale che una città di più di 3 milioni di abitanti approva le zone omogenee senza una discussione larga? Senza aver costruito le commissioni consiliari, Senza aver costruito uno start-up di forum con tutto il mondo che può rappresentare un'area così vasta? Ma vi sembra una cosa normale? Cioè io mi appello, voglio dire, al vostro buonsenso. Non è neanche una questione politica. Non ci voglio entrare se sia giusto dividere in 5 o in 8. Ma io lo dico, ma vi pare veramente, mi sembra una cosa di una tale pochezza. Noi stiamo per trasformare la più grande area metropolitana del Mezzogiorno. Lo facciamo avendo discusso con qualche consigliere. Ma perché il segretario mi conferma che noi partecipiamo tutti a queste riunioni? Partecipiamo tutti, segretà? No. Perché non ce lo permettono neanche i regolamenti. E voi pensate, mostriamo i streaming, che disegnate la più grande area metropolitana con una delibera così, perché guardate... Una cosa è una proposta con un documento politico e una cosa è una proposta che contiene già la proposta definitiva delle zone omogenee. Perché qui dentro c'è una proposta effettiva con cinque zone omogenee. Allora, ma vi sembra normale? Io mi appello alle vostre coscienze, non è neanche più una questione politica. Ma veramente pensate di disegnare il futuro dei cittadini nella più grande area metropolitana in una stanza di 10 persone? Posso sapere dalla consigliera Coccia, ma non me la prendo la consigliera Coccia, da questo consiglio, perché poi non voglio ritenerla l'unica responsabile, assolutamente, perché non è un aspetto personale. Ma ci sono state riunioni col mondo universitario, col mondo sindacale, con i comitati dell'ambiente, con tutto ciò che può costruire una cosa del genere. Io non ne sono a conoscenza. Se fosse così me lo dicesse. Perché io mi sono ritrovato sulla posta in maniera assolutamente regolare una proposta di delibera. Ma veramente pensate una cosa del genere? Fatelo, ma credo che vi prendiate una responsabilità senza precedenti. Sindaco Posso? Grazie solamente come precisazione personale, io in questi anni ho partecipato a una ventina di incontri pubblici sulle zone omogenee e poi voglio ricordare a tutti che stiamo all'inizio di un percorso che deve coinvolgere conferenze dei sindaci, Consiglio Metropolitano, addirittura la Regione Campania e quindi ci sarà tutto il tempo perché giustamente siano coinvolte quante più persone e soggettività, ma il dibattito è molto avviato, almeno in città mi è capitato di partecipare, ho detto più o meno il numero di, di dibattiti ai quali sono stato chiamato e coinvolto. Prego Consigliere. No, Sindaco, l'ha detto lei, si tratta dell'inizio di un processo. Eh, Vorrei ricordare al consigliere Lebro che qualche tempo fa fu presentata a, da me, ancora nella vecchia consigliatura, una proposta di commissione per costituire le zone omogenee e che eh, poiché c'era a suo tempo anche il consigliere dei 5 Stelle che l'aveva presentata, fu approvata appunto questa questione di dare atto e di dare inizio ai, ehm, alla Costituzione delle zone omogenee. Si è partita quindi da quella, ehm, da quella delibera approvata in questo Consiglio e credo votata allorquando quando il consigliere Lebro era addirittura vice sindaco di questo, di questo consiglio. Da allora ci sono, si sono svolte, come lei sa, come lei ha detto prima, ma come sanno anche molte altre persone, svariate riunioni, convegni eh, e eh, incontri eh, sulle zone omogenee. Però era necessario partire da una delibera affinché si potessero incontrare i, le, i vari... Uh, sindaci, ma non solo sindaci, anche tutto quello che è del mondo di una zona omogenea affinché si potesse iniziare il percorso del piano strategico. Senza le zone omogenee non è possibile fare il piano, il piano strategico e il piano strategico è davvero l'anima, il corpo di una città metropolitana. Allora se non vogliamo cominciare mai, e eh, va bene, c'è qualcuno che tende a far sì che questo non cominci mai, ma se vogliamo cominciare la delibera e eh, la il primo elemento, il primo punto per poter cominciare. Grazie consigliera, mettiamo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno, chiede di intervenire prima della votazione il consigliere Tito, prego. Grazie. Volevo eh, intervenire sulla questione anche per sull'ordine del giorno. Per fare un momento di, eh, di chiarezza e confermare quanto già detto prima dal, dal sindaco, io eh, lo dico fermamente e a tutti i consiglieri metropolitani. Noi siamo giunti dopo un lavoro all'approvazione del piano strategico, dopo abbiamo lavorato alla costituzione delle zone omogenee, ne abbiamo identificate cinque. Abbiamo lavorato di concerto con eh, i consiglieri per portare all'attenzione del Consiglio metropolitano questa delibera. Dico questo perché, come ha già detto il Sindaco, è esclusivamente una partenza. Voglio precisare che anche all'indomani dell'approvazione si è già aperto un tavolo con tutti i Sindaci. Abbiamo organizzato una serie di di incontri in calendario con la presenza del sindaco per illustrare ai sindaci dei 92 comuni che cosa è il piano strategico, che cosa sono le zone omogenee. E permettetemi anche di fare una considerazione perché io eh, nell'ultimo periodo sui giornali ho letto un sacco di, di sciocchezze dove viene riportato e viene fatto un... Un terrorismo politico ai sindaci in cui viene detto, rispetto al lavoro che abbiamo messo in campo come città metropolitana, che per quanto riguarda il piano strategico non ci sia un euro, che questi soldi venivano dalla comunità europea e questo non è vero perché noi stiamo agendo su un avanzo e dimostrazione che abbiamo già dato dimostrazione di quello che diciamo, impegnando circa 60 milioni di euro in azioni, 15 milioni per quanto riguarda le strade, 15 milioni per quanto riguarda le scuole e 30 milioni sia per il potenziamento della raccolta differenziata sia per il, il rimboscamento degli alberi. Ciò significa che noi abbiamo dato risposte a tutti quei comuni che hanno fatto richieste. Noi andiamo avanti più forti di prima, c'è un impegno che nel più breve tempo possibile di dare risposta ai sindaci e sarà obbligo nostro come obbligo del sindaco e del consigliere Coccia. Questa è una partenza. Cara Elena noi dobbiamo aprire un dialogo con tutte le forze. Le associazioni, le università, perché questa è una proposta, io dico sempre: le proposte possono essere modificabili, perfettibili e migliorabili. Questo è l'auspicio. Grazie, Sindaco. Grazie a lei. Chiede di intervenire il consigliere Iossa, prego. Grazie, Sindaco. Eh, si è detto e ridetto quanto stesse in ritardo la città metropolitana di Napoli rispetto. Eh, è acceso, è acceso, è acceso, andato rispetto al piano strategico, rispetto alle zone omogenee ed è vero che questo ritardo si è registrato, così come è vero che siamo riusciti, siamo riusciti ad ottenere un risultato, che è un risultato di partenza, che dir si voglia, è un risultato dal quale partire grazie anche alla composizione del Consiglio Metropolitano e alla natura di noi consiglieri metropolitani, che è un ente di secondo livello la città metropolitana e che noi rappresentiamo i territori. Resta praticamente sempre diciamo, ai margini criticato il ruolo di consiglieri di secondo livello, forse rispetto al lavoro che si fa come quello di sintesi dei territori e dei comuni che rappresentiamo, questo è il momento. Cioè, la discussione che si fa tra i consiglieri metropolitani è una discussione che si fa in rappresentanza anche dei comuni di cui si proviene, altrimenti non avrebbe senso, già con le difficoltà del caso e quindi sicuramente va riconosciuto a chi ha lavorato. Come ha lavorato a, questa, a questo atto, agli uffici, ai consiglieri delegati: il merito di una partenza, il merito di un nuovo slancio, di, una, di, un, di, un, di un asse sul quale lavorare e dal quale partire per il dialogo politico istituzionale necessario con gli enti eh, superiori, con la Regione, con i forum, con le associazioni, purché si parta è un momento fondamentale, a cui abbiamo dato un contributo essenziale, a netto delle critiche. Grazie, mettiamo in votazione la delibera di cui è al punto 5 dell'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene a maggioranza col voto contrario del Consigliere Libro, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi al complesso monumentale di Santa Maria la Nova, modalità, criteri e determinazione tariffe, deliberazione sindaco numero 257 dell'8 agosto del 2018. Ci sono, credo, degli emendamenti. Sì. Prego, se vedete, Vuole dare, illustrare un attimo lei, per favore, sì, grazie. Ehm, sì, vale, si tratta sì, eh, di un emendamento per, preparato insieme agli uffici e al consigliere Cagliazzo. In realtà, che cosa non ci aveva convinto nella delibera della volta scorsa? Non ci aveva convinto... Ehm, la questione che i costi erano molto alti della, eh, degli spazi da concedere eh, di, questa, di questa sala e non ci aveva convinto anche eh, la questione che però questa sala potesse essere data a tutti, eh, proprio anche ad associazioni o a gruppi o a persone che francamente eh, ne potevano trarre anche un, un lucro, eh, ma eh, che eh, questa cosa non aveva consentito a questa sala di essere poi eh, ben tutelata e ben protetta. Eh, tanto è vero che come eh, si sa sono state asportate due testine. Eh, di legno dalla, dalla sala dopo che per fortuna i nostri eh, impiegati hanno potuto raccogliere e che dovranno comunque essere, eh, essere comunque messe al loro posto ebbene eh, noi abbiamo pensato che quella delibera quindi fosse troppo costosa in quanto è giusto che una città abbia delle sale, dei luoghi dove la gente si possa le associazioni, i gruppi, eccetera, si possano eh, riunire, ma che questi devono essere dati innanzitutto a prezzo equo o addirittura gratis quando eh, sono di impegno sociale ed è per questo che abbiamo preparato eh, degli emendamenti. Gli emendamenti credo che siano stati distribuiti, eh, sono stati firmati sia da me che dal consigliere Cagliazzo e eh, credo che siano stati letti da tutti e eh, con questi emendamenti riteniamo che eh, la delibera possa essere approvata. Potremmo discutere anche un emendamento che è stato oh, presentato al Consigliere D'Agosto, al quale darei la parola, così lo illustra. Grazie. Sì, Sindaco. Eh, il mio emendamento invece chiarisce e dà la possibilità alla direzione dei sistemi informatici integrati di poter eh, intervenire e di dare loro la competenza per le attrezzature che mh, quando ehm, le attrezzature tecniche della sala, parlo di microfoni, attrezzature audiovisive, attrezzature, sì attrezzature audiovisive e microfoni in quanto non è, eh, ad oggi non è competente quindi abbiamo difficoltà poi magari ad intervenire preventivamente quindi il mio emendamento va in questa logica dà una competenza al, alla nostra direzione colgo l'occasione perché secondo me Andrebbe anche rivista la sala Cirillo perché eh, anche lì quando ci sono problemi di carattere tecnico di microfoni è, secondo me è giusto che debba intervenire e debba avere la competenza la direzione sistemi informatici eh, eh, integrati. Grazie. Tutti e quattro gli emendamenti hanno un parere favorevole di regolarità tecnica degli uffici. Quindi, se siete d'accordo, metterei in votazione la delibera così come emendata dai quattro emendamenti, tre Coccia e 1 Ragosta. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A maggioranza col voto contrario del consigliere Lebro. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Abbiamo al punto 7 il regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano. Prima di dare la parola, credo, al Consigliere Iovino, che mi pare che abbia alzato la mano, un attimo il segretario per una eh, precisazione in ordine al parere intervenuto su questa delibera. Grazie. Grazie Sindaco. Eh, dunque c'è un parere favorevole da parte della Direzione Supporto Organi dell'ente eh, con una eccezione riferita all'articolo 30 più una precisazione sulla possibilità diciamo estensiva relativa all'articolo 4,3. Ci sono poi eh, degli emendamenti, poi il Presidente darà la parola immagino a Ragosta per eh, illustrare gli emendamenti dal, dallo stesso proposto. E in effetti l'articolo 30 diciamo, eh, del, eh, della proposta regolamentare reca un articolato parere non favorevole su questo articolo in quanto si riferisce che in via preliminare sulla base della legge del Rio 556 del 2014 il sindaco metropolitano può nominare un vice sindaco scelto tra i consiglieri metropolitani stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dando l'immediata comunicazione al Consiglio ma può altresì assegnare delega ai consiglieri metropolitani nel rispetto del principio di collegialità secondo le modalità e i limiti stabiliti dello Statuto. In verità, integro solo brevemente, Sindaco, poi... La legge prevede la facoltà di delega di funzioni solo per il vice sindaco, mentre impone che la disciplina della facoltà e dei limiti posti all'attività dei consiglieri titolari di deleghe sia necessariamente quella stabilita dallo statuto dell'ente e quindi non possa essere prevista in un testo regolamentare. Il segretario generale aderisce al parere eh, proposto dal direttore della direzione supporto organi. Grazie chiesto di intervenire il consigliere Iovino, poi il consigliere Lib. Chiudi, Elena, scusa, mi vuoi chiudere il microfono. No, rispetto all'articolo 30 che faceva menzione precedentemente il segretario, credevo proprio lo stralcio dell'articolo 30, che venisse stralciato definitivamente, visto che poi ci sarebbe... Diciamo, maggiore sintesi rispetto agli uffici. Quindi potrebbe essere pure più utile sia per lo svolgimento dei lavori dei consiglieri delegati sia per quanto riguarda diciamo, la funzionalità dell'ente. Quindi sull'ordine dei lavori, scusi. Grazie, prego. No, io non, le... non, ho, non ho compreso bene il parere del segretario generale. Io ho scritto anche una lettera in cui chiedevo. Un parere. Il fatto che aderisce a un altro parere non mi sembra una formulazione completa. Io avrei bisogno di un suo parere per iscritto sul regolamento, perché questa è una delibera. In questo momento, emendato o non emendato, è, è una delibera. Le ho chiesto per iscritto il parere, se non ha ricevuto per iscritto glielo chiedo oralmente. Io ho bisogno come completamento dell'istruttore del suo parere. Che aderire a un altro parere non so, non mi è mai successo di... Nessun consiglio, senza ne voler fare nessun tipo di polemica, sentiamo un attimo il segretario. Poi c'è il consigliere Iovino che ha chiesto di intervenire. Per... Un attimo, il segretario. Secondo ah. e dunque, ho dato risposta scritta naturalmente al consigliere Lebro. In quanto, come sapete, il parere di legittimità è stato abrogato eh, per legge in occasione della Bassanini BIS. L'adesione non è altro che una formulazione perfettamente identica al parere che il eh, responsabile della direzione supporto organi ha espresso preciso che il parere che esprime è previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 49 del TUEL la eh, posizione del segretario generale è quella di consulenza partecipativa agli organi dell'ente e quindi in questo senso ho espresso il termine adesione ma confermo lo stesso parere che ha dato il eh, eh, direttore della direzione supporto organi ancorché non abbia io la necessità di formalizzarlo in quanto non previsto per legge, ma lo esprimo nel senso della consulenza partecipativa ai lavori del Consiglio in modo tale che si regolino, insomma, nel rispetto della legge. Grazie consigliere prego. Ho giusto per chiarezza, diciamo, rispetto al punto sempre Legato all'articolo 30, stesso il Consiglio e i consiglieri erano intervenuti e quindi abbiamo come dire, in sintesi richiesto lo stralcio proprio per evitare queste sovrapposizioni di parere, perché è vero sì che i dirigenti svolgono una funzione amministrativa, ma anche il compito dei consiglieri è quello di evitare conflitti da chi ha il compito di redigere dei pareri e chi ha il compito di dover amministrare un ente. Allora, la prima uh, votazione che si deve fare, poi ci sono, se non vado errato, due emendamenti. Ma Scusa stiamo, di... scusate, stiamo discutendo sulla, perché prima abbiamo parlato sì, sull'articolo del... 30. Oh, no, Lo stralcio sulla proposta che fa il consigliere Riovino di stralciare dalla proposta di regolamento l'articolo 30. È un emendamento quindi questo? Quindi sì. possiamo parlare dell'intera delibera e poi ognuno presenta gli emendamenti? Sì. credo che perché, se sì. magari... eh, no, magari. Va bene, posso? Sì. No, io questa è un'altra purtroppo distonia che io sto riscontrando. Cioè, io vorrei sapere in quale sede si è chiuso quest'atto, cioè, lo dico con tutta sincerità: questa proposta non è frutta di una discussione con tutti i consiglieri metropolitani. Sindaco, io pensavo che su una proposta del genere che coinvolge il futuro dell'ente perché il regolamento del Consiglio. Non ci vede solo protagonisti noi 24 di questa tornata elettorale, ma è un qualcosa che rimarrà se non modificato. Ebbene che si sappia, Sindaco, che credo che non tutti i consiglieri, ma parlo di me stesso, sono mai stati invitati a una discussione sul regolamento del Consiglio Metropolitano. Io non metto in discussione che gli altri siano stati invitati, ma personalmente, ah, lo dico in particolare al dirigente De Marino e al segretario, non c'è stata mai nessuna discussione. Ma entrando nel merito della proposta, che tende sicuramente a cancellare le opposizioni e il gruppo misto, perché nella proposta, caro Sindaco, glielo dico perché sono convinto che lei in buona fede non ha approfondito quelli che sono tutti i regolamenti delle città metropolitane d'Italia. Io gliele do adesso, copia, gliele leggo. Bari, Bologna. Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Napoli. Chiaramente con i più svariati equilibri politici, perché non sono tutti uguali, solo in questo regolamento viene inserito il fatto che il gruppo misto si costituisce solo con tre consiglieri. Poi, chiaramente, ma non sono rammaricato, ma non è che mi stupisco tanto, esce pure un principio incredibile, ma chiaramente noi siamo molto assolutamente molto simpatici nel fare le nostre proposte come Napoli, esce anche la rotazione del capogruppo. Se fosse stato messo in tutti i gruppi consigliari potrebbe aver avuto in senso, no, solo nel gruppo misto. Io lo ritengo una cosa veramente gravissima. Non riesco a capire effettivamente come un consiglio adeguato possa pensare di regolamentarsi per annullare la funzione politica di qualche consigliere. Io credo che il regolamento sia un qualcosa che vada al di là delle singole posizioni, è un qualcosa che regolamenta la discussione, che regolamenta la gi il giusto... La giusta discussione che ci deve essere all'interno di un consenso più, così importante che rappresenta 3 milioni e mezzo di abitanti. Però mi rendo conto che questo Consiglio verrà ricordato per queste proposte. Io chiaramente non mi sono voluto sottrarre al fatto di presentare degli emendamenti pur sapendo, ripeto, che sono uno: non ho nessuna possibilità di, di veder garantita la posizione delle opposizioni, e quindi non posso far altro che denunciare questa cosa, presentare gli emendamenti e poi chiaramente discuterli in Consiglio. Io non so le modalità quali sono, ho fatto tre copie, eh, devo presentarne tre, due, non lo so, mi è stato detto che vanno, una basta, perfetto, la porto alla cosa. Bene, ha chiesto di intervenire. Simpatica, consegno al Sindaco tutti i regolamenti delle città metropolitane d'Italia in modo che uno abbia coscienza di cosa questo Consiglio sta deliberando consigliere ragosto sindaco grazie io il mio emendamento va proprio eh, nella direzione del, dell'argomentazione che ha posto il consigliere Lebro perché eh, inizialmente avevamo abbiamo tuttora un regolamento provvisorio ed è giusto che eh, questa SISE che ha dato prova di grande eh, democraticità perché riusciamo a essere uniti pur venendo da esperienze diverse di vari partiti, ma semplicemente per il bene dei territori riusciamo a essere qui insieme, era giusto eh, portare all'attenzione del Consiglio stesso un emendamento che vada nella direzione più democratica e aperta e partecipativa di tutte, cioè la possibilità, e mi riferisco all'articolo 4, quindi alla Costituzione dei gruppi consigliari, di... Uh, cambiare uh, la composizione da almeno tre componenti ma farlo diventare indipendentemente dal numero dei componenti quindi su questo uh, um, penso che sia molto democratico anche perché come prima ha detto il collega Lebro tutte le città metropolitane d'italia hanno tutti lo stesso uh, lo stesso principio è quello della uh, di, di essere più democratici e possibili. Quindi eh, su questo principio si basa anche la modifica dell'articolo 5 al eh, comma 2 dove, eh, dove eh, viene inserito che qualora risulti costituito il gruppo misto, la presidenza del gruppo deve rispettare il criterio di ordine temporale di adesione nel caso di contemporaneità dal consigliere più anziano di età. Quindi penso che più democratico di questo, questo emendamento, non, non, non può essere. Rappresenterà, quindi spero, il pensiero di tutti i consiglieri qui presenti in aula. Grazie. Grazie, consigliere Ragosta. Io vino, divento... Mi pare che ha chiesto di intervenire se non vado errato il consigliere Iovino che ne ha facoltà. Ragosta può chiudere, chiudere per favore. Grazie. Era, era sempre riguardo l'articolo 30 e chiamava in causa in particolar modo il segretario. Anche perché diciamo poi alla fine noi quando si arrivano alcune a portare in aula alcune decisioni, anche perché c'è stato un lavoro in conferenza di capigruppo in particolar modo sia con le altre forze politiche, ma anche, mi suggeriva anche il partito Forzi Italia la persona di Di Maio che più o meno dovevano essere alcuni riferimenti legati all'articolo 10 e 30 in particolar modo quello di poter stralciare e faccio seguito e faccio richiesta al segretario. Io ho chiesto lo stralcio proprio totale dell'articolo 30, però anche rispetto a a una posizione di, di forzità. Chiedo la possibilità e lo chiedo in particolar modo al segretario di poter togliere solo la parola funzione. Se è possibile, o accogliere la, la, la mia richiesta. Qual era il senso dell'una e qual era il senso dell'altra? Diamo la Grazie, chiediamo la parola un attimo al segretario no, perché è stato. che chiamato... no, vorrei solo vorrei per diciamo, come ordine delle cose, ma su e questo vi... punto. Sì, su questo punto. Io vorrei, come dire, quando si dice stralciare vorrei capire che significa non stralciare, cioè che cosa vuole intendere il consigliere? Che l'articolo 30 lo dobbiamo togliere di mezzo o lo dobbiamo modificare? oppure let... No, io non ho capito. Allora, io forse stavo distratto. Prova a interpretare capito. se posso, non perché no, io vino ma... debba essere... Ma solo la chiarezza, diciamo, lettera al Come stiamo trattando... No, chiedo scusa. Mi sembra di intendere, in... no, ma non ho capito io stavo distratto. Michele Maddaloni mi ha distratto. Allora vorrei letteralmente che modifica andiamo a fare rispetto a quella che tengo davanti. O meglio, leggiamo quella che tengo davanti e poi vediamo che modifica. Perché io tengo davanti una, una, un articolo 30 che dice una serie di cose. Leggiamole allora, e proponiamo le modifiche. Sì, allora per chiarire eh, e per colmare la distrazione spero musicale che il consigliere Maddaloni le ha provocato. Inizialmente il consigliere Iovino aveva chiesto di eliminare, stralciare nel senso togliere l'articolo 30. Poi successivamente ha chiesto al segretario se fosse possibile non eliminare l'articolo 30 ma solamente la parola funzioni all'interno di quell'articolo. aveva chiamato in causa il segretario al quale adesso darei la parola e poi dopo vediamo se ci sono da fare altri eh, interventi sulla modifica dell'articolo 30. Prego, segretario. Grazie, sindaco. Allora, precisiamo intanto un aspetto sotto il profilo della gerarchia delle fonti. Comanda la legge. La legge è la legge 5614, la cosiddetta legge del Rio, che prevede che la delega delle funzioni possa essere effettuata da parte del sindaco soltanto nei confronti del vice sindaco. Precisato questo, ogni delega di cui si parla non può avere rilevanza esterna nel qual caso si tratterebbe sorrettiziamente di ripristinare la giunta, cosa che la legge del Rio ha voluto assolutamente escludere. Perciò al comma 41 dell'articolo 1 della legge del Rio si prevede che il sindaco può altresì assegnare deleghe ai consiglieri metropolitani, ma nel rispetto del principio di collegialità. Secondo le modalità e i limiti stabiliti dallo Statuto. Preciso altresì che lo Statuto al riguardo riferisce poco o nulla, ma riferisce e prevede espressamente solo che i consiglieri delegati possano essere nominati e ne dà comunicazione al Consiglio. Quindi, stiamo parlando di funzioni non a rilevanza esterna. Perciò concordando con il responsabile della direzione supporto organi, che naturalmente deve esprimere sempre il parere ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, per noi, dico per noi, per quanto lo riguarda, è, ha dichiarato di aderire e il segretario generale, nelle funzioni di partecipazione e consulenza del Presidente del Consiglio e del Consiglio stesso, sarebbe sufficiente emendare l'articolo 30 nel modo seguente. Escludere dal comma 1 nella previsione semplicemente il termine funzioni, ma lasciare come prevede la legge conferisce deleghe, non di funzioni. Quindi si tratterebbe di elidere dal comma 1 eh, l'elemento, diciamo il tratto che va eh, dalla espressione, dalla preposizione di a funzioni, di funzioni. Può rimanere integro il comma 2. Può essere modificato il Comma 3 nel modo che segue, lasciare i consiglieri cui il sindaco ha conferito delega esercito il mandato garantendo, la propria, eh, garantendo i propri compiti istituzionali. Tutto il resto andrebbe eliso. Tutto. Il segretario ha scritto la norma, prego. Consigliere Iovino. Chiedo innanzitutto se sì, il consigliere Iosso ha prestato attenzione alla risposta. Mama. Bene, mi sembra che sia, sia chiaro, quindi credo che prima di passare agli, eh, agli emendamenti vada votata questa proposta così come formulata dal Consigliere Iovino che tiene conto in qualche modo delle considerazioni del Segretario Generale. Quindi, la prima votazione che farei è questa sull'articolo 30, così come letto poc'anzi dal Segretario Generale. Okay. Però posso consigliare adesso. di andare per articolo? Tanto oramai ha sodato che questo non conviene fare articolo per articolo. E come articolo per articolo? Votiamo prima il 30 e poi gli emendamenti degli altri. E quello è l'unico. Poi ci sono gli emendamenti, gli altri tre. Si vota emendamento per emendamento. Questo è un emendamento. Poi ci sono gli altri emendamenti. Ho visto che anche lei ne ha presentati adesso, no? Sono questi. Sono presentati altri se ho capito bene. Un emendamento formulato per iscritto, ci sta un qualcosa. O è tutto verbale? Che a me mi è stato detto di fermarli per iscritto. No, no, dico che abbiamo altri emendamenti. Adesso, adesso. No, il mio, quello là, il 30 c'è sì. un emendamento. Cioè abbiamo per iscritto, ce li danno gli emendamenti anche a noi? Lo no, è domando perché non c'ho niente. Scusate. Di solito come facciamo in consiglio comunale, non Stiamo chieda niente altro. Forse lei era un poco distratto. L'articolo 30 l'abbiamo formulato adesso, c'era un articolo 30 depositato su cui adesso c'è una nuova formulazione in termini di emendamento, così come descritto pocanzi dal segretario e fatto proprio dal consigliere Iovino. Prego consigliere Mandaloni. Io in merito a questo che era la proposta che è stata formulata volevo solo eh, così portare al supporto di questa proposta che in molti regolamenti di altre città metropolitane ciò cioè qui Torino e Milano hanno la stessa dicitura. Quindi io non so se anche è vero che la legge va applicata, cioè va interpretata, però a questo punto se l'interpretazione nostra perché deve essere diversa da quella di Roma capitale e Torino, io questo non lo capisco e anche nello statuto hanno la stessa, eh, stessa indicazione dei consiglieri delegati, quindi però cioè, non, è il problema, non è questo il problema, sindaco, della, della parola. Però, ripeto, in altri regolamenti, e, eh, che io posso anche dare in questo momento, c'è la medesima cioè, cioè, dicitura. Probabilmente hanno... Io non le ho lette, eh. Probabilmente hanno statuti diversi, statuti diversi. Il segretario dice diversi. Il segretario ha statuti diversi, Romentorino. Completamente diversi. Mi dice completamente diversi. Io non le ho letti, quindi non... Me lo sta dicendo il segretario, io non, non, non li ho letti per la verità. Va bene. Siccome andrei votando emendamento per emendamento dove presentati e poi votiamo la, il la proposta di regolamento nella sua formulazione eh, integrale. quindi sì, no, mi scusi vogliamo emendamento per emendamento. Ah, sempre sul 30. Sì, no. Ti voglio capire cosa sto votando, io non ho capito. Non ho capito, scusami. Ma... Andò a presentarsi sul 30? solo questo segretario non, non, non è assolutamente pretestuoso però io vorrei avere il testo definitivo su cui votare perché se no non riesco a lavorare sindaco, sindaco in questo, allora, se ho capito bene il testo del segretario vabbè, è questo, è quello di eliminare al comma 1 dell'articolo 30 la parola di funzioni giusto? No, no dico, è questo l'emendamento, giusto? Okay. Ha letto l'emendamento in maniera integrale che lo stanno scrivendo siccome è stato formulato adesso. Quindi un minuto di pazienza e verrà letto. Se nel frattempo vogliamo ottimizzare il tempo, nel frattempo che viene riscritto l'emendamento, vogliamo discutere anche gli altri emendamenti che poi andremo a votare. C'è cioè quello del consigliere. Ragosta che ha presentato un emendamento, anzi due emendamenti in cui mi pare ci sia il parere favorevole, no? Di regolarità tecnica. Se vuole poi c'è anche una precisazione su un altro del consigliere Cacciaputi su Sindaco l'ho già spiegato tecnica. prima, quindi... Va bene Perfetto. così. Sì, Perfetto. Sì, sì, Perfetto. Sì, sì. Consigliere Cacciapodi, lei vuole fare una precisazione su questa sua nota che riguardano gli articoli 37 e della, cioè sindaco, la formulazione dell'articolo 44? Sindaco, corregge un mero errore materiale di battitura, di scorrimento degli articoli, quindi uh, va a correzione di quello che c'è, anziché il 36-37, quindi eh, la numerazione um, è meramente un, una questione formale, non è tecnica in votazione vogliamo far illustrare gli emendamenti del consigliere Libro che ha presentato prima. Però sindaco scusi, alcuni, alcuni emendamenti sono simili, allora io credo che sia il caso, come facciamo in Consiglio Comunale a Napoli, ma credo anche negli altri comuni, che noi abbiamo le copie di tutti gli emendamenti dei colleghi, perché non abbiamo solo modalità di andare avanti. Vabbè, Così facciamo in Consiglio Comunale a Napoli, io non so qua come si fa. No? Per me io devo avere copia di tutti gli emendamenti di sì, colleghi... adesso le li avrà, non No, perché può darsi pure che sono uguali. Vedo che a lei piace la carta, gli facciamo avere subito tutti quanti. Eh, sindaco. Ma, eh... Prego, consiglio. Sindaco, eh, visto che... Ehm... Approfittiamo del tempo. Nella lettura del regolamento, all'articolo 21, e questo chiedeva al, al segretario, c'è secondo me un, uh, un refuso o un, uh, una contraddizione perché l'articolo 21,1 prevede il Consiglio Metropolitano, commissioni, commissioni consigliari speciali, il Consiglio Metropolitano su proposta... Del sindaco metropolitano o di un terzo dei consiglieri o della conferenza dei Cabriu può deliberare a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Noi abbiamo tolto dei membri assegnati, ma abbiamo anche delle altre votazioni. Quindi anche qui dovremmo fare una correzione, ma dovremmo dire a maggioranza dei componenti, come abbiamo fatto anche per il bilancio e per le altre votazioni, perché sarebbe un controsenso qui avere un quorum diverso. Se il segretario magari lo, lo gli dà un'occhiata e corregge pure questo errore. Grazie. Allora, possiamo credo riprendere eh, leggendo, ritornando all'articolo 30 che è stato scritto in questo momento, quindi segretario se lo vuole leggere un momento come è stato riformulato, grazie. Grazie sindaco. Allora, è stato così riformulato l'articolo 30,2 eh, in, diciamo inalterato. Articolo 30,1 il sindaco nel rispetto dei principi di collegialità conferisce delega a uno o più consiglieri eh, de, dunque, de, definendone le competenze a essenza dell'articolo 20 lettera L dello Statuto Metropolitano. Integro il comma 2 il comma 3. I consiglieri cui il sindaco ha conferito delega esercito il mandato garantendo la propria eh, presenza presso la sede degli uffici o nei luoghi preposti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Fai Questa è la formulazione modificata dell'articolo 30, così come emendato. Nel frattempo credo siano stati distribuiti gli altri emendamenti, quindi se siete d'accordo potremmo votare emendamento per emendamento prima di discuterli tutti. Quindi abbiamo il primo emendamento da votare. Prego consigliere Maddaloni. Sindaco, sì, sì. ma... potrei avere la copia, non riesco a seguirla così. Le facciamo avere una copia subito. Lo firma Iovino e poi glielo facciamo avere. Presidente, eh, Presidente, Sindaco Posso? Poi. Prego consigliere Osso. No, io propongo un 10 minuti di sospensione per un confronto che sia tra noi qua consiglieri perché vedo comunque la eh, possibilità di una maggiore chiarezza sul punto. 10 minuti di sospensione. Se siamo tutti d'accordo mi pare di sì. 10 minuti di sospensione, si ripiglia alle ore 17, grazie cio che dice Tu vieni che e dici straccia hai Hai fatto no. tu perché hai fatto immediatamente l'articolo 3. Io ho stragi tutto mezzale che cosa può fare, cioè il famoso Io ho roba di togliere solo funzioni io ho detto soluzioni. E git fammi capire che poi c'è che da giorno. solo un Io ho detto ho fatto una proposta.